Perché è così difficile trasferirsi in Svizzera? Michele è il mio trasferimento in Svizzera, siamo a Lucerna, come vedete dietro di me, siamo qui vicino al lago e oggi voglio parlarvi un po' di perché è così difficile trasferirsi in Svizzera, perché comunque ci sono svariate difficoltà anche nelle nostre consulenze, ogni situazione ovviamente va a sé, ma richiede un'analisi approfondita, richiede una comprensione di quello che bisogna lasciare in Italia per venire in Svizzera, richiede una comprensione della burocrazia, delle finanze e via dicendo. Quindi bisogna sicuramente andare a capire quali sono le problematiche e perché è così difficile trasferirsi in Svizzera. Allora, io partirei da quello che è la burocrazia, perché comunque purtroppo o per fortuna, diciamo, la Svizzera ha una sua burocrazia ben ordinata, che però può essere inizialmente un po' difficile, perché si viene da un altro paese e quindi c'è qualche cosa di completamente diverso da andare a avere a che fare. Quindi la burocrazia sicuramente, soprattutto per quanto riguarda la parte di migrazione, va capita molto bene, va analizzata caso per caso. Ho dei clienti che avevano la moglie che veniva fuori dall'Unione Europea, quindi in quel caso bisogna fare in un determinato modo, altri che si trasferiscono come dipendenti, altri che si trasferiscono come imprenditore, quindi ogni situazione è completamente diversa e va analizzata per quello che è. La Svizzera, infatti, come sapete, è al di fuori dell'Unione Europea e come tale non ci si può trasferire tranquillamente come si può trasferire in Francia, in Germania, in Austria, eccetera. In questi paesi, essendo in Unione Europea, si può spostare la residenza con una motivazione, chiaramente, però si può andare a abitare tranquillamente dal giorno successivo. In Svizzera non è così, quindi senza avere un permesso che permette, appunto, che attesta la possibilità di stare in Svizzera in maniera ufficiale, si può soggiornare in Svizzera per un massimo di 3 mesi, quindi si può prendere anche una casa vacanze, ma di più non si può stare. Quindi bisogna capire bene quali sono i requisiti per ottenere questo permesso, il primo permesso per chi ha una cittadinanza UE, quindi fra cui tutti gli italiani, è chiaramente un permesso B, quindi bisogna capire in consulenza quali sono i passaggi da fare, se siete dipendenti, se siete imprenditori, via dicendo. Ovviamente ci sono già tanti video che ho fatto in proposito, ma vale sempre la pena di ricordarlo. Un'altra difficoltà, che ovviamente non è una difficoltà che la Svizzera ha in comune con altri paesi, chiaramente, è la differenza di cultura. Dipende poi da qual è la provenienza, anche in Italia ci sono delle zone e delle persone che hanno una cultura più diversa e altre che magari hanno già una cultura affine a quella svizzera, quindi non sto parlando solo di lingua, non sto parlando solo di abitudini, ma sto parlando proprio di attitudine nei confronti del lavoro, nei confronti della vita, nei confronti del tempo libero, nei confronti della pulizia, nei confronti delle regole, quindi sicuramente la Svizzera ha delle grandi differenze culturali con l'Italia da questi punti di vista e quando noi abbiamo visto o leggiamo dei commenti di italiani che si lamentano di stare in Svizzera sicuramente hanno ancora difficoltà da quel punto di vista, inteso come quello culturale, quindi hanno una distanza che non riescono a colmare. In quel caso vi dico, è il paese sbagliato e non riuscirete a stare bene in un posto in cui la cultura è qualcosa che non vi appartiene. Quindi venite in Svizzera solo se siete disposti o già predisposti, diciamo, a quello che è la cultura svizzera. Una cultura in cui c'è un rispetto della libertà individuale, c'è un rispetto altrui, ci sono delle regole che possono piacere o meno che vanno rispettate e in cui bisogna un po' lasciare da parte l'arrangiarsi italiano. Il terzo motivo per cui è difficile trasferirsi in Svizzera è proprio la parte burocratica, come dicevo all'inizio, però inerente al trasferimento e anche a tutti gli aspetti della vita quotidiana. Una cosa che non ho mai detto all'interno dei miei video è che a volte anche quando si abita qui, ogni tanto si imparano delle cose nuove anche dopo anni, ma è difficile capire senza avere a che fare con qualcuno che si è già passato rispetto a qualsiasi cosa del quotidiano, perché oggi qual è la via più semplice per capire come fare una cosa? È chiaramente l'online, quindi si va a cercare in italiano come si fa X o come si fa Y o come andare a richiedere questa cosa, eccetera, ma essendo la Svizzera un paese piccolo da quel punto di vista e avendo delle lingue che sono più diffuse in altri paesi, sono molti più madrelingua tedesche in Germania e in Austria che in Svizzera, no? O madrelingua italiani in Italia che in Svizzera, oppure molti più madrelingua francese in Francia che in Svizzera. Quindi quando si cerca qualcosa in quella lingua per capire come fare una determinata cosa, come comprare una roba, come registrare una cosa, si trovano
una marea di informazioni di quei paesi in cui la lingua è chiaramente predominante rispetto alla Svizzera. In più c'è un passaggio, anche questo che ho menzionato alcune volte ma mai approfondito, che è quello che io ho il sospetto, e come me alcuni amici e persone che conosco, che in qualche modo la Svizzera comunque a livello burocratico è aperta per chi si vuole dare da fare, per chi vuole capire effettivamente come funzionano le cose, ma non mette le informazioni per forza in mostra in maniera facile. È come se ci fosse un filtro a tutti i livelli, sto parlando a livello assicurativo, a livello di cassa malati, a livello di burocrazia, a livello di permesso, eccetera, ci fosse un filtro un po' opaco, e non significa che poi capite le cose, sono diverse persona per persona, poi lì è trasparente cosa bisogna fare, ma all'inizio è un po' opaco perché è come se richiedessero che qualcuno si impegni un po' per capire come funzionano le cose, non è pronto, non è la pappa pronta. E questo è un sospetto chiaramente personale che va oltre i dati oggettivi, però è un sospetto che mi fa anche piacere in qualche modo, perché mette un po' una barriera, no, anche all'entrata. Cioè, chi si vuole sbattere, bene, lo aiutiamo, gli diamo le informazioni corrette, chi non lo vuole fare, amen, si arena prima. Chiaramente per impedire di fare errori per chi si vuole sbattere, il modo migliore per trasferirsi in Svizzera, chiaramente se si è imprenditori o se si ha già un lavoro e quindi si ha già un contratto firmato e si vuole fare dipendenti, è chiedere la consulenza preliminare, così che possiamo approfondire insieme le vostre situazioni e capire come affrontare il trasferimento nel modo migliore. Quindi poi i nostri pacchetti di consulenza sono ovviamente completi e vi aiutano a fare tutti i passaggi nel modo migliore possibile, nel modo più rapido possibile, e finalmente trasferirvi in un paese civile come quello svizzero. Detto ciò, io da Lucerna vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.